appassionati in visione all'ascolto, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono dallo stadio Clemente Francani di Salso Maggiore Terme, dove è iniziata in questo momento la partita tra il Prato e la formazione di casa allenata da Cristiani, ovvero sia il Salso Maggiore. Prato in completa casacca azzurra, calzoncini e calzettoni azzurri, il Salso Maggiore in maglia gialla. Sesto tifoso ad accompagnare questa nostra azione offensiva. Ecco, c'è un cross mobile sul secondo palo di testa, rimette in mezzo, tentativo di rovesciata di Colombi, la palla rimane lì, non ci arriva Cecchi, mischia, combatti e ribatti sulla quale poi arriva Galletti e salva. Possiamo dire che questo è stato il primo tentativo da segnalare nel nostro Takui. Partita con Suare che va via sulla corsia di sinistra, si accentua Suare, destra, rasoterra che viene ribattuto, recupera palla ancora Suare, ha il sinistro, Galletti vola in angolo. Frugoli resiste alla carica di Orlandi, poi c'è un lancio profondo, deve stare attento Cecchi che però perde il duello con Berti, e quando Cecchi torna su Berti commette fallo rosso. Cartellino rosso per Cecchi al 25esimo. Prata, attenzione a questo sinistro che finisce di poco fuori. Che hanno raccolto il pallone con Orlandi, poi c'è l'imbucata pericolosa di Mingiano per Berti, Berti aggira il portiere, Berti fuori. È conto 3, anzi 4 conto 3, e Mobilio sbaglia il passaggio, però recupera palla Trovede, attenzione dalle rigore, Colombi, Colombi, tiro, fuori. Giocatore del Salso Maggiore, poi bravissimo ad allargare sulla sinistra per Noferi, Noferi, conclusione, sporcata, poi cerca Noferi di riconquistare il pallone, è sul fondo, mette in mezzo, rete, ha segnato Colombi, di testa, Colombi, 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 Prato in vantaggio e adesso non segnava, Colombi, non segnava Colombi, non segnava. Non segnava Colombi, Non segnava. 37esimo, Colombi, Colombi, 1-0. Il capitano classe 94 del Salso Maggiore che ha rimesso il pallone in campo per destinazione. Attenzione a Orlandi, tiro fuori di poco. Si ricomincia in questo momento il secondo tempo al Francani di Salso Maggiore. Comincia con il Prato in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Colombi. Rischio di Pizzi, parte lo spiovente in area di rigore, allontana di testa Trovade, attenzione a suo Marò dai 30 metri, conclusione dalla distanza, traversa e poi allontana Sciannamè. Che rischio dopo due minuti della ripresa. Insieme a Pedretti, dialogano i due con lo spiovente in area di rigore. Non ci arrivano per fortuna Orlandi prima e Brunani poi, palla sul fondo. Vede di Trovade, ecco il suo sinistro in area di rigore, salta Colombi alto. Ci ha provato Colombi di testa sulla punizione di Trovade. Anche loro difettano nei fraseggi e allora il pallone torna nuovamente a Colombini che la dà all'indietro per Bernucci e facciamo un pasticcio clamoroso e c'è il pareggio del Salso Maggiore. Incredibile pasticcio sul rimpallo. Nucci, il pallone era arrivato a lui. Palla che carambola su Berti e clamoroso pareggio della Salso Maggiore. Ancora Brunani, poi c'è un colpo di testa in area di rigore e c'è un pericoloso tocco di Campaner che ha svirgolato. Abbiamo rischiato l'autogol al 36esimo, calcio d'angolo per il Salso Maggiore. Rimessa in gioco di Bran con le mani. Colpo di testa di Sciannamè, poi c'è un tiro improvviso di Abaci. Si accartoccia Nucci che pare. Quassi, 4 contro 2 però per loro. Quassi allarga sulla sinistra per Nicoli che si sgancia. Entra in area di rigore Nicoli, prova il cross per Colombi, preso in controtempo. La palla passa davanti al centravanti. Però bella incursione da parte di Nicoli, reazione Prato al 38esimo. Avanza Bran sulla sinistra, gli si fa incontro Aprili. Bran punta l'ex Viola che tiene Bran comunque nelle condizioni di non crossare e in questo momento finisce la partita. È terminata dunque la gara. Salso Maggiore, finisce 1-1 la partita.